Quando sei impossibilitato a recarti in farmacia, ricevi un consiglio dal tuo farmacista. Ti garantiamo un colloquio confidenziale in totale privacy e riservatezza, lontano da sguardi ed orecchie indiscrete. Buongiorno, dottoressa Rosita, ho bisogno di un suo consiglio. Mio marito ultimamente è molto stressato e la sua traspirazione emette un odore acre molto sgradevole. Cosa posso fare? Usiamo un detergente delicato in modo tale da non alterare il pH e aggiungiamo 2 goccine di olio essenziale di origano che ha un'azione antimicotica e per cui andiamo a prevenire qualunque tipo di micosi si possa andare a instaurare. Non si preoccupi. Grazie dottoressa, ne approfitto per chiedere un consiglio anche per me. Ho 2 figli piccoli e trascorro molto tempo a casa. Ultimamente lamento gonfiore alle gambe e ritenzione idrica. Signora, le consiglio l'uso di una crema ad azione venotonica in modo tale da sgonfiare un po' queste gambe e anche una bella tisana, così lei dedica 2 minuti a se stessa e se la va bevendo durante l'arco della giornata, sempre completamente bio. Grazie dottoressa, tutto molto chiaro. Vediamo quando posso venire, anche perché il medico mi ha prescritto una ricetta per mia madre, ma oggi non mi è possibile passare. Signora, non si preoccupi, me la invii pure via email oppure via WhatsApp. Io le provvedo a farle la consegna comodamente a casa sua. Il corriere che verrà non vedrà nulla, vedrà solo il suo cognome, quindi in assoluta privacy le verrà consegnata la consegna a casa, i prodotti a casa. Grazie dottoressa, mi ha risolto un problema. Buongiorno! I consigli dei nostri specialisti sono alleati preziosi per il mantenimento della salute e del tuo benessere. Allora, da oggi, potrai collegarti in videochiamata e parlare con il tuo farmacista di fiducia. Noi accanto a te. Il servizio è gratuito. In Sicilia c'è una sola radio che regala emozioni. È Radio Italia anni 60. Sintonizzati sulle nostre frequenze. Palermo 88,3, Messina 104,9 e 95,5, Catania 88,2, Siracusa 93,6, Ragusa 106,7, Caltagirone 91,3. Radio Italia anni 60, la miglior musica di sempre. Radio Italia anni 60. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 6818 599. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Vaccini sospetti, novità sulle indagini a Siracusa e Trapani. La procura aretusea indaga su 4 persone per omicidio colposo. I dettagli nel servizio di Angela Asciuto. Tengono ancora banco le 3 morti sospette in Sicilia in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca facente parte del lotto sequestrato ieri in tutta Italia. La procura di Siracusa ha scremato la lista dei potenziali indagati, inizialmente 10, iscrivendo 4 persone nel registro avviso di reato con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, il maresciallo della Marina Militare ad Augusta, deceduto martedì mattina per un
arresto cardiaco nella sua abitazione a Mister Bianco in provincia di Catania. Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca, il cui lotto è stato ritirato poi dall'AIFA. I militari del NAS di Catania stanno svolgendo le indagini ed hanno eseguito verifiche su distribuzione, trasporto, conservazione e somministrazione della dose. Parallelamente giunge conferma dalla procura di Trapani che al maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, 54 anni, morto a metà febbraio, 48 ore dopo la vaccinazione anti-Covid, sia stata somministrata una dose AstraZeneca del lotto ABV 2856. Ci vorranno però 60 giorni per conoscere l'esito degli esami istologici effettuati sul cadavere. Dall'autopsia, come già confermato ieri dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello, non sono emerse correlazioni tra la vaccinazione ed il decesso. Nel trapanese, con lo stesso lotto, sono stati vaccinati, tra gli altri, numerosi insegnanti e militari del 37° stormo di Birgi. Inaugurato anche a Caltanissetta l'hub per le vaccinazioni. Ascoltiamo l'assessore alla salute della regione siciliana, Ruggero Razza. Quinto hub provinciale che si apre a Caltanissetta e arriva in un giorno importante per la campagna vaccinale, che è quello seguito alla decisione di AIFA di sospendere un lotto di AstraZeneca. A me fa molto piacere vedere questo centro vaccinale affollato, perché avevo pensato di trovare molte meno persone. È il segnale che si è percepito da parte di tutti i cittadini siciliani che la campagna di vaccinazione è una campagna sicura, che non ci sono evidenze scientifiche che legano eventi funesti con la vaccinazione. Bisogna stare attenti. Abbiamo come sistema sanitario italiano un meccanismo di farmacovigilanza che ci consente di intervenire rapidamente, ma rapidamente deve procedere la campagna di vaccinazione, perché la luce in fondo al tunnel e il segno della speranza di queste settimane deve poter diventare quanto prima certezza. Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco per il caso del dissesto finanziario del comune del capoluogo etneo. I dettagli nel servizio di Alessandro Fragalà. Il GUP Pietro Currò ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l'allora collegio dei revisori dei conti nell'ambito del procedimento per il buco di bilancio del comune etneo che è in dissesto finanziario. Sono complessivamente 29 le persone che il prossimo 16 settembre dovranno comparire davanti alla prima sezione del Tribunale Monocratico per la prima udienza del processo in cui si sono costituiti come parte civile il comune di Catania, la CGL e l'UGL. La procura contesta loro il falso ideologico per avere, tra l'altro, falsamente attestato la veridicità delle previsioni di entrata, anche se consapevoli della loro sovrastima, e per avere dolosamente omesso l'iscrizione nell'atto contabile di somme sufficienti a finanziare gli ingenti debiti fuori bilancio. L'inchiesta si è basata su indagini del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. È coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Agata Santonocito e dai sostituti Fabio Regolo e Fabio Saponara. Atti dell'inchiesta sono stati trasmessi anche alla Corte dei Conti della Sicilia, che ha condannato Enzo Bianco al risarcimento del Comune per 48.000 euro e disposto l'interdittiva legale per 10 anni contro cui è stato presentato ricorso. Con l'ex sindaco sono stati condannati la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l'allora collegio dei revisori dei conti per avere contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente. Gli assessori hanno avuto condanne da 51.000 euro fino a 14.000 euro. Per i revisori dei conti l'interdittiva è stata disposta per 5 anni e pendente ricorso per tutte le posizioni. Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro, sgominato clan che controllava giro di scommesse. Ci dice tutto Martina Pisasale. Una lussuosa villa favignana e beni per 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo a 4 persone accusate di aver favorito il controllo di Cosa Nostra nel settore del gioco e delle scommesse. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal GIP nei confronti di Francesco Paolo Maniscalco, 58 anni, Salvatore Rubino, 60 anni, Vincenzo Fiore, 43 anni e Cristian Tortola, 45 anni. I quattro sono indagati a vario titolo per associazione mafiosa, concorso esterno nell'associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di aver favorito il clan. Nell'operazione denominata All In sono stati sequestrati 3 immobili, tra i quali una villa in particolare di pregio nell'isola da Favignana, imprese e quote di capitale di 10 società con sede nelle province di Roma, Salerno e Palermo, tra le quali un ristorante nel capoluogo siciliano, auto e moto.
Secondo le indagini, l'organizzazione criminale aveva acquisito la disponibilità di un numero sempre maggiore di licenze e concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da imprese giunte nel tempo a gestire volumi di gioco per circa 100 milioni di euro, formalmente intestate a prestanome ma di fatto gestite da Francesco Paolo Maniscalco, già condannato perché accusato di far parte della famiglia di Palermo Centro, e Salvatore Rubino, che ha messo a disposizione la propria abilità imprenditoriale per riciclare denaro sporco. Nuovo successo per l'Onlus Casa di Toti, vincitrice del bando Educare del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Ancora Martina Pisasale. La Casa di Toti è una realtà quasi concreta. Quanto manca l'inaugurazione? Manca veramente pochissimo. L'inaugurazione la dobbiamo rimandare a causa del Covid, sì, però noi con tanto coraggio. Subito dopo Pasqua, intorno al 12, apriremo la residenza, la Casa di Toti, che sarà il primo albergo etico in Sicilia, un albergo gestito da ragazzi speciali dove loro potranno vivere e lavorare. E tra i tanti obiettivi che sono stati raggiunti ovviamente dall'Onlus c'è un nuovissimo obiettivo, che è il fatto che vi siete aggiudicati il bando Educare, che è del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci racconti un po' in che cosa consiste questo nuovo successo. Sì, il mio desiderio è sempre stato quello di coinvolgere anche il territorio, quindi non solo una residenza per ragazzi speciali, ma dei laboratori occupazionali rivolti al territorio di Ragusa. E così ho deciso di partecipare a questo bando a luglio, inserendo un progetto, abilitiamo la Casa di Toti, e quindi riempendo i pomeriggi dei miei ragazzi residenziali e di altri 50 ragazzi, e non solo, ma anche il progetto è rivolto ai sibling, quindi alle sorelle e ai fratelli dei ragazzi speciali, e questa penso sia stata l'arma vincente, perché spesso i sibling vengono messi da parte, invece è bellissimo pensare che loro si possano occupare insieme ai fratelli. E quindi tanti laboratori: cucina, grafica, pittura, orto speciale, fotografia, musica, panificazione, veramente tante cose che servono ovviamente alla gestione del futuro hotel solidale. Siamo tutti al lavoro e i laboratori partiranno contemporaneamente all'apertura. Chi fosse interessato può mandare l'adesione tramite il nostro sito, ovvero www.lacasaditoti.it. Adesso lo sport, il calcio, vigilia di campionato per il Catania, che domani ospiterà al Massimino il Teramo. Angela Sciuto. Attesa, la parola d'ordine fuori dal campo. I risvolti a seguito dei confronti con il comune di Mascalucci e con l'Agenzia delle Entrate per la risoluzione del debito e della conseguente data del closing per il passaggio del Calcio Catania dalla SIGE al gruppo facente capo all'avvocato italo-americano Gio Tacopina. Vigilia invece in termini di calcio giocato. Il Catania infatti domani scenderà in campo per il lunch match delle 12:30 contro il Teramo. Allo stadio Angelo Massimino i rosso-azzurri, sebbene dovranno fronteggiare le assenze degli infortunati, andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo quella in casa del Bisceglie. Intanto in extremis sarà recuperato Antonio Piccolo, arma in più da impiegare in fase offensiva almeno nella seconda frazione della gara. Dopo la rifinitura di questa mattina e le conseguenti convocazioni per mister Raffaele, è tempo di risolvere i dubbi di formazione. Come ormai da qualche settimana, si andrà verso la conferma di Confente tra i pali e della difesa 3 con Tonucci, Clayton e Giosa, primo candidato a sostituire il capitano Silvestri. A centrocampo, Pinto, rientrante dalla squalifica, e Calapai sulle fasce completeranno la linea 5 di centrocampo con Maldonado, Rosaia e Dall'Oglio. In avanti, ballottato tra Sarau e Di Piazza, Russotto e Golfo. Contro il Teramo sarà la prima di 3 gare in 8 giorni che andranno a delineare un tour de force da cui si trarranno le prime conclusioni sul dove questo Catania potrà arrivare da qui a fine stagione. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che sarà possibile rivedere i nostri telegiornali on demand su futurapresse.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima. Yeah.
Quando sei impossibilitato a recarti in farmacia, ricevi un consiglio dal tuo farmacista. Ti garantiamo un colloquio confidenziale in totale privacy e riservatezza, lontano da sguardi ed orecchie indiscrete. Buongiorno, dottoressa Rosita, ho bisogno di un suo consiglio. Mio marito ultimamente è molto stressato e la sua traspirazione emette un odore acre molto sgradevole. Cosa posso fare? Usiamo un detergente delicato in modo tale da non alterare il pH e aggiungiamo due goccine di olio essenziale di origano che ha un'azione antimicotica e per cui andiamo a prevenire qualunque tipo di micosi si possa andare a instaurare. Non si preoccupi. Grazie dottoressa, ne approfitto per chiedere un consiglio anche per me. Ho due figli piccoli e trascorro molto tempo a casa. Ultimamente lamento gonfiore alle gambe e ritenzione idrica. Signora, le consiglio l'uso di una crema ad azione venotonica in modo tale da sgonfiare un po' queste gambe e anche una bella tisana, così lei dedica 2 minuti a se stessa e se la va bevendo durante l'arco della giornata, sempre completamente bio. Grazie, dottoressa, tutto molto chiaro. Vediamo quando posso venire, anche perché il medico mi ha prescritto una ricetta per mia madre, ma oggi non mi è possibile passare. Signora, non si preoccupi, me la invii pure via email oppure via WhatsApp. Io le provvedo a farle la consegna comodamente a casa sua. Il corriere che verrà non vedrà nulla, vedrà solo il suo cognome, quindi in assoluta privacy le verrà consegnata la consegna a casa, i prodotti a casa. Grazie, dottoressa, mi ha risolto un problema. Buongiorno. I consigli dei nostri specialisti sono alleati preziosi per il mantenimento della salute e del tuo benessere. Allora, da oggi, potrai collegarti in videochiamata e parlare con il tuo farmacista di fiducia. Noi accanto a te. Il servizio è gratuito. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.